News. Allarme zingari, lamentele e segnalazioni per la presenza di rom, si intensificano i controlli tra Sesti Levante, Lavagna e Chiavari. La 'Ndrangheta nel Tiguglio, le indagini portano alla mafia calabrese, ritrovamento delle armi a San Colombano Certenoli. Giovani bracconieri, violate le normative sulla caccia, un gruppo di amici di Rapallo puntava ai cinghiali con una balestra, sono stati colti sul fatto dai carabinieri. Dimissioni al Toriglia, le chiedono i consiglieri di minoranza Rombolini e Lagomarsino. 24 milioni di accessi, è in corso la settimana nazionale del pronto soccorso tra gli appuntamenti da oggi a giovedì programmati dall'ASL 4. Ecco il nuovo CDA, eletto il rinnovato consiglio di amministrazione dell'STL Terre di Portofino che si pone di rilanciare il turismo comprensoriale. Buonasera dalla redazione del TG Tiguglio, lo avete visto dai titoli, partiamo con i controlli che si svolgono praticamente ogni giorno sul litorale per verificare la presenza di persone che sono senza fissa dimora, che quindi si creano dei cosiddetti alloggi di cartone e che in qualche modo però possono costituire anche un problema, naturalmente, se poi tra di loro ci sono anche dei, diciamo, delinquenti, una parola grossa, però sicuramente le persone che hanno dei reati, dei precedenti contro il patrimonio. Vediamo il servizio. Emergenza zingari. A Sestri Levante il problema dei rom con l'arrivo dell'estate si fa sentire. I vigili urbani costantemente controllano l'area camper ed intervengono riscontrando veri e propri accampamenti con tanto di panni stesi, divani e recentemente sono state trovate anche delle galline. La legge non consente grandi interventi perché è sufficiente che una donna sia incinta o un elemento del gruppo chieda un ricovero in ospedale che diventa impossibile allontanarli, ci spiegano le forze dell'ordine, che fanno comunque tutto quanto è di loro competenza per tenere d'occhio soprattutto le zone più critiche. Proprio nella giornata di ieri la polizia municipale è intervenuta nella zona tra l'ospedale Valle Ragone, dove all'interno di un canneto vivono alcuni egiziani, tra cui una donna che ha già subito due provvedimenti di espulsione. Nessuna emergenza comunque viene segnalata sul territorio, anche se continua a far discutere il caso dell'arresto dei tre rumeni da parte dei carabinieri di Sestri Levante, autori dei numerosi furti di collane d'oro rilasciati dal giudice del Tribunale di Genova, nonostante i malviventi avessero diversi precedenti penali. Per quanto riguarda gli zingari, ancora un passaggio, perché diverse segnalazioni ci sono giunte da chi vive o lavora nei pressi dei giardini Papa Adriano V e lamenta il passaggio di rom che stazionano in quest'area tra Corso Genova e Corso Buenos Aires. Intanto la polizia di Chiavari ha intensificato i controlli dalla stazione ferroviaria e in piazza Nostra Signora dell'Orto ed è della settimana scorsa l'ultimo sgombero effettuato dalle forze dell'ordine in colmata mare. Ora abbiamo due notizie, una riguarda che i controlli della polizia per prevenire quello che è lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti, è stato fermato un ragazzo di 24 anni in via Mafalda di Savoia, un ragazzo appunto di 24 anni in possesso di stupefacenti, era marijuana, e si trovava in compagnia di altre sei ragazze minorenni, compagne di scuola, cioè dello stesso istituto, le quali avevano probabilmente già fatto uso della sostanza, e questo naturalmente è uno dei tanti problemi che esistono sul territorio. Non soltanto però investono i giovani, i giovanissimi. In questo caso la notizia riguarda una signora di Chiavari di 61 anni che è stata denunciata per omissione di soccorso. L'incidente era avvenuto nel giugno scorso e la polizia, con l'ausilio anche delle telecamere di videosorveglianza, ha rintracciato la donna che aveva investito un'altra signora sulle strisce e aveva pensato bene di non fermarsi e quindi non prestare soccorso alla persona investita. I medici avevano riconosciuto 25 giorni di prognosi, quindi oltre naturalmente adesso al ritiro della patente ci sarà anche il pagamento di tutte le spese, così la prossima volta, speriamo che non ci sia una prossima volta, magari impara a fermarsi. Andiamo a Rapallo, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco vuole porre fine alle diatribe e di aprire un dialogo, quindi appena insediato decide già di aprire un dialogo, pertanto
ha deciso di invitare l'ex sindaco Giorgio Costa e gli esponenti della passata amministrazione ad una riunione che si terrà la prossima settimana. È ora di accantonare la vecchia prassi che spesso vede le giunte neoelette cancellare con un atto politico le opere avviate dai predecessori, dice il giovane Bagnasco. La città non può permettersi di perdere tempo. Se un progetto sarà ritenuto valido, verrà portato avanti indipendente da chi lo abbia proposto. E questa è sicuramente una cosa bella che va a merito di Bagnasco. Adesso invece parliamo di una notizia più preoccupante, che è quella della 'Ndrangheta nel Tiguglio. Vediamo il servizio. L'ombra della 'Ndrangheta calabrese si fa strada anche nel Tiguglio, nel suo entroterra. La notizia riportata dall'agenzia AGI sarebbe confermata dal procuratore Michele Di Lecce in riferimento alle armi trovate a San Colombano Certenoli nell'aprile scorso. Era stato un geometra incaricato di un rilievo in località Perella a rinvenire un fucile avvolto nel celofan, e poi nelle vicinanze sono stati trovati anche 800 proiettili e 7 pistole. Dopo due mesi di indagini, ora si fa registrare una svolta, secondo quanto appunto ha dichiarato questa mattina il procuratore di Lecce. Le armi sarebbero state destinate alla 'Ndrangheta attiva nel Levante genovese. Su una delle pistole è stato anche rinvenuto un'impronta digitale che poi ha permesso di risalire al proprietario, che ne denunciò la scomparsa nel 2007. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa AGI, il tramite con la criminalità organizzata sarebbe stato il proprietario del terreno, un 60 di origini siciliane, già indagato per detenzione illegale di armi e munizioni. E noi ora andiamo a parlare di ancora di ragazzi denunciati. Purtroppo la cronaca, come è avvenuto ieri, anche oggi è piuttosto pesante. In questo caso si tratta di 4 ragazzi che volevano divertirsi sparando con una balestra ai cinghiali sul monte di Portofino. Per fortuna i carabinieri, che sono sempre a controllare il territorio, li hanno fermati. Vediamo. Giravano a fari spenti nella notte a bordo di un'utilitaria sulle alture di Santa Margherita Ligure. Cercavano di attirare i cinghiali mentre uno di loro stava seduto nel bagagliaio dell'auto con il portellone aperto, brandendo una potentissima balestra caricata con frecce. I 4 amici erano attrezzatissimi. Sull'arma avevano persino montato un faro per concentrare il fascio di luce solo sull'obiettivo da colpire, e giravano armati con un pugnale tipo sub, forse utile per finire la preda una volta centrata. Ma i 4 giovani, nelle loro scorribande sul promontorio del monte di Portofino, non hanno considerato la vigilazione dei militari. Infatti i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure li hanno colti in flagranza. Sono stati quindi denunciati. 2 22enni e 2 27enni sono tutti di Rapallo ed hanno violato la legge nazionale sulla caccia. Inoltre sono stati segnalati per porto abusivo di armi e di strumenti atti ad offendere. E ora passiamo a Chiavari, dove 2 consiglieri di opposizione, Rombolini e Lagomar Sina, hanno deciso di andare a fondo sulla vicenda del Toriglio, una vicenda gestionale che aveva visto il licenziamento di una persona che ci lavorava da oltre 20 anni, ha fatto ricorso, ha vinto, il tribunale ha dato ragione alla dipendente. Ora i 2 consiglieri chiedono l'azzeramento del consiglio d'amministrazione. Vediamo. I consiglieri comunali di Chiavari, Roberto Rombolini e Giuseppe Lagomar Sina, hanno presentato al sindaco un'interrogazione per essere informati sull'andamento della gestione della casa di riposo Torriglia alla luce della recentissima sentenza di condanna alla reintegra dell'ex direttrice. Il Tribunale di Genova ha confermato la mala gestione della presidente Berselini, spiegano i 2 consiglieri comunali. E ha deciso di licenziare una persona che lavorava al Toriglia da oltre 20 anni senza alcun motivo. Il grave comportamento della presidenza ha comportato un considerevole danno alla casa di riposo, che è stata condannata a pagare alla dipendente tutti gli stipendi dovuti dal momento di cui è stata licenziata fino al reintegro, oltre alle spese legali. Cogliamo l'occasione, chiede Rombolini e Lagomar Sina, al sindaco di intervenire affinché i membri del consiglio nominati dal comune e anche della presidente diano le dimissioni, visto i dannosi risultati della loro gestione ed il mancato avvio della costruzione della nuova ala della casa di riposo, il cui progetto è stato approvato dall'amministrazione Agostino.
Peraltro la Presidente, dice Rombolini, si trova in palese conflitto di interesse, poiché la stessa è titolare di una casa di riposo a Santa Giulia, che dovrà essere aperta, e di una farmacia che si trova poco distante alla casa di riposo. E dal Toriglia passiamo a parlare del pronto soccorso. Infatti in questi giorni appunto è scattato la settimana nazionale e tra questi appuntamenti da oggi a giovedì ci sono diverse iniziative dell'ASL 4. Sentiamo cosa ci racconta Elisa Folli. Vediamo se il servizio è pronto. Si tratta appunto di iniziative che l'ASL 4 ha proposto in questi giorni. Si tratta di un corso per la settimana nazionale del pronto soccorso e anche la nostra ASL appunto ha creato una serie di iniziative proprio atte. Vediamo se il servizio è pronto, altrimenti procediamo con altre notizie. È iniziata la settimana nazionale del pronto soccorso cui aderisce la ASL 4 e promossa dal Ministero della Salute. I dati dell'emergenza sanitaria in Italia indicano 24 milioni di accessi ogni anno al pronto soccorso. Di questi circa l'84% viene dimesso dopo aver risolto il problema di salute grazie alle cure ricevute e poco più del 15% viene ricoverato. I codici rossi sono l'1% del totale degli accessi, i gialli il 18%, i verdi il 66% e i bianchi, i casi meno gravi, il 14%. Il 25% dei casi presenta anche problematiche di tipo sociale oltre che sanitario. Il programma per sensibilizzare la popolazione prevede un incontro oggi a Rapallo in piazza Cavour dedicato a pronto soccorso ed anafilassi. Domani alle 18 pronto soccorso, il triage e la presa in carico del malato, non solo codici colore a Lavagna presso i giardini della Torre del Borgo. Giovedì alle 10.30 ultimo appuntamento dedicato a pronto soccorso e vittime di violenza e maltrattamento a Chiavari presso l'Auditorium San Francesco. E mentre andiamo in onda abbiamo una notizia da Tribogna, si tratta di un infortunio sul lavoro. Un ragazzo di 26 anni mentre stava lavorando si è amputato una parte del pollice della mano. Sul posto è intervenuto il servizio 118, il giovane cosciente è stato trasferito all'ospedale di Savona, un centro specializzato per la mano. Ripartiamo parlando di turismo, meglio di rilancio del turismo. È stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell'STL Terre di Portofino, che appunto ha questo scopo di rilanciare il turismo dopo alterne vicende. Questo organismo quindi riparte. Vediamo il servizio. Promuovere un turismo comprensoriale che sia in grado di aumentare i livelli sempre più importanti, le presenze nel Tiguglio, entroterra compreso. Questo è l'obiettivo del consorzio STL Terre di Portofino, che ha rinnovato il consiglio di amministrazione durante un incontro all'Excelsior. A fare gli onori di casa il presidente Augusto Sartori ed il vice Franco Orio. Tra i presenti il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, il primo cittadino di Portofino Giorgio D'Alia, il vice sindaco di Santa Margherita Ligure Emanuele Cozio, oltre a diversi esponenti degli enti pubblici e privati che fanno parte del consorzio. Risultano quindi eletti Anna Galleano, rappresentanza della Camera di Commercio di Genova, Franco Canevello per la comunità montana Fontana Buona e comuni appartenenti, a cui si aggiungono Levi e Carasco, Giuseppe Nobile, comunità montana Veto Graveglia Sturla e comuni appartenenti al parco, e Casarza Ligure e Castiglione Chiavarese, e ancora Maria Elisa Bixio per Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Giampaolo Roggero, Ascom Chiavari, Matteo Rezzuagli, Confesercenti, Stefano Foni, Ugal, Flavia De Nicolai, Confindustria, Franco Orio, Portofino Coast. In rappresentanza dei comuni di Recco, Camogli, Santa Margherita Ligure, Portofino, Rapallo e Zoagli, a cui si aggiungono Area Marina Protetta ed Ente Parco di Portofino, è stato riconfermato presidente del consorzio Augusto Sartori. E dall'STL passiamo a Santa Margherita Ligure a parlare di Miglio Blu. È un'iniziativa che sicuramente, dico, va verso una difesa dell'ambiente e soprattutto la possibilità di avere più garanzie per chi ama il mare. Vediamo. A Santa Margherita
Margherita Ligure torna il Miglio Blu nell'area marina protetta di Portofino. In concomitanza con il Liguria Green Festival, a partire da venerdì sarà nuovamente operativo il Miglio Blu, posizionato nel tratto di mare compreso tra Punta Pedale e Punta della Cervara, all'interno della zona C di Levante dell'area marina protetta di Portofino. Il percorso è costituito da circa 30 boe di due colori differenti. Le prime 15 di colore rosso segnalano il percorso di andata e rappresentano anche il limite della zona di balneazione interdetta alla nautica da diporto. Le restanti boe gialle indicano il percorso di ritorno. Un'iniziativa capace di coniugare salvaguardia dell'ambiente ed ecoturismo, il nuoto. Il percorso natatorio è stato pensato per tutti, vicinissimo alle spiagge presenti nella baia, potrà essere affrontato a proprio piacimento. Chi pratica nuoto agonistico avrà a disposizione una valida alternativa alla piscina, proprio nel periodo estivo, quando è più gradevole nuotare in mare. Il Miglio Blu inoltre rappresenta un'ottima opportunità per praticare snorkeling in presenza di fondali di pregio, come quelli presenti nella baia della Cervara. L'organizzazione ricorda che il percorso natatorio si snoda all'interno di un SIC, sito di importanza comunitaria, Posidonia Oceanica, pianta marina tutelata a livello europeo. Ora parliamo di calcio. Durante il periodo estivo è sempre tempo di cambi, in questo caso di cambi anche di società, perché c'è un'accordata italo-tedesca intenzionata a rilevare il Chiavari Caperana. Vediamo cosa ci racconta Joel Cappello. Potrebbero esserci importanti novità al Chiavari Caperana. Sul club verde-blu, dopo l'addio di Stefano Risaliti, pare abbia messo gli occhi una cordata formata da imprenditori italo-tedeschi che vorrebbero investire nel calcio dilettantistico italiano. Già delineato nel caso in cui la trattativa andasse in porto lo staff tecnico. L'allenatore dovrebbe essere Pietro De Logu, sassarese con un passato calcistico tra la Sardegna e la Liguria, che pare abbia offerte anche dalla Toscana, Massese e Scandicci su tutti. Dovrebbero arrivare insieme al tecnico alcuni giocatori, i centrocampisti Evangelisti dal Forlì, Costantini, ex Gubbio, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, Accardo, difensore laterale destro, ex Torres in Lega Pro, Meloni, attaccante ex Savoia e Torres, Cesca, attaccante del Rimini, Berrettoni, attaccante del Bassano, Secchi, portiere del Terracina e della Torres, e uno fra Agius, difensore sempre della Torres, e Del Rio, difensore del Latte Dolce. Il sogno per completare la difesa rimane Andrea Signorini, Benevento, ex Alessandria, cresciuto nel Genoa e figlio dell'indimenticato Gianluca Signorini, capitano del Genoa che andò in Coppa UEFA con Osvaldo Bagnoli in panchina. E con il servizio di Joel Cappello chiudiamo il TG odierno, vi lascio al meteo e naturalmente TG Tiguglio torna domani alle 12.45. Una buona serata a tutti. Benvenuti al meteo, ecco le previsioni per domani, mercoledì 18 giugno. Giornata generalmente soleggiata, ma disturbata da frequenti passaggi nuvolosi e addensamenti anche consistenti sui rilievi. Venti moderati o localmente forti settentrionali, in temporaneo calo fino a deboli nelle ore pomeridiane. Le temperature previste, sulla costa 18 la minima, 26 la massima, nell'interno 12 la minima, 25 la massima. Mare inizialmente mosso, in calo fino a poco mosso a levante e localmente mosso a ponente.